movimento dei camperisti in Italia è di quasi 6 milioni, di cui tantissimi stranieri. La Regione Friuli Venezia Giulia sta implementando, grazie al contributo che diamo ai comuni, le aree di sosta attrezzate. Oggi sono 47 e si aggiungono altre 4 a Vito d'Asio, a Palmanova, alla Tisana e a Tramonti di Sopra, zone di passaggio ma anche zone di attrazione turistica, per permettere di intercettare quei flussi turistici sia di stranieri che passano nella nostra regione, che amano fare il campeggio all'aria aperta in zone anche talvolta così sconosciute ma fantastiche come le nostre montagne, ma anche tutti quei camperisti. Pensiamo che in Friuli Venezia Giulia sono 6.000 i nuclei camperisti che amano fare anche così delle gite a chilometro zero, visto il costo, ahimè, della benzina, e che permette veramente di incrementare quello che è il movimento, quello che è tutto l'indotto di bar, ristoranti, commercio, in zone magari dove la ricettività turistica, i cosiddetti alberghi, bed and breakfast, sono pochi, e si può incrementare il movimento grazie alle aree di sosta.